Allora, bentornati a SOS Against TV. Ma come sei bellino? Sono venuto una settimana. Ma come sei conciato? Sono venuto una settimana, passato le tue parti. Neanche sì, chi se ne frega, col... non interessa. E poi ti offro la scena, mi tocca andare a passegnare la scena. Scusa, ma dove ti paghi? No, ma mi dicevi, ti invito a scena. Non so io perché... se venivi. Ma scusa, dai, su. Sempre più Mister Magù, il gilet, gli occhialini, veramente bellino. Ma che invidia tu, Invidia, invidia. Ah, arriva che così alla tua età lo sognerebbero tutti, vero? Certo. Allora, sta calmino. Stai calmo. Siamo a Ponte Bugliano, andiamo a dunque. Ringrazio Dio di arrivarcela. Ringraziamo. È Pasqua, quindi stai calmo. Va bene. Ma fai qualche cosa? Che cosa fai? Una bella puntata di Nero su Bianco. Venerdì parleremo di Pasqua. Tu facessi della processione di Venerdì Santo, il ladrone tu facessi. Il ladrone? Quello non pentito. Non pentito. Senti. Siamo a Ponte Bugliano. No, perché non si vede. abbiamo immagini eccezionali di Ponte Bugliano. Ah. Siamo con Gualberto Gualdani. E qui voi aspettate che cosa? In questo momento stiamo aspettando il restauro del ponte, perché altrimenti tocca raccattare i pezzettini e metterlo insieme, perché come vedi c'è già un cantiere tolto di recente, perché chiaramente già... la vecchiaia e le lesioni cominciano a... Ma infatti ho visto che tempo fa sono passato da qui, c'era il cantiere senso unico, chiuso di 2 metri di larghezza, potevi passare. Una settimana. Cosa ha fatto? È andato giù un pezzo di timpano, perché chiaramente erano sassi ormai quasi già allentati, altre scariche, però comunque cominciavano già. Ho capito. È stato rimesso a posto, è stato finito quel lavoro lì? Quel lavoro lì è stato tamponato. In attesa del restauro che è in corso, il progetto è stato. Non ti sbaglia col timpano, non è quello dell'orecchio. Vabbè, il timpano. Quindi, insomma, li aspettate da tanto tempo, erano stati annunciati, è arrivato qualcuno e poi quindi. No, il problema è che chiaramente per il progetto devo riconoscere che io ho anche, diciamo, dato una mano per quello che potevo a fare rilievi, sono stati piuttosto perspicaci, sono stati precisi, quindi pietra per pietra è stata analizzata, documentata e il progetto è stato fatto. Ora, il problema è che sembrava che dovesse partire il lavoro a giugno, io ho l'impressione che ancora la gara non è... Mi dicono che c'erano problemi sulle autorizzazioni o su qualche autorizzazione, perché la sovrintendenza l'aveva già dato il suo parere positivo a gennaio, quindi ritenevo che... quindi insomma, fanno una gara, un'asta pubblica su quasi a maggio, io ho l'impressione che se passa l'estate poi dopo si aspetta un altro anno, perché l'acqua bisogna si abbassa per operare sul ponte. Quindi che siano tempi molto lunghi. Sì, perché c'è da operare su piloni, quindi di conseguenza... dovrebbe essere molto molto bassa, altrimenti non ci possa lavorare. Se no. C'è da fare dei ponteggi all'interno dell'albero per poter ripristinare tutto quanto. Ovviamente è seguito, devo dire, da un architetto che ho avuto modo di conoscere nel 2013, non 4 anni fa, quando fece a Ponte Buriano un corso di restauro conservativo per quanto concerneva monumenti antichi, a cui partecipavano 5 università di tutto il mondo. È un architetto veramente, come si dice, con le palle, mm-hmm. È l'unico che ha capito come il Tedeschi ha messo i famosi mattoni, la cupola, e devo dire che è molto pratico come persona, quindi c'è molta fiducia anche in questo, ha trovato delle malte che rifacevano allora, quindi insomma, ecco. Diciamo che sa il fatto suo. Sa il fatto suo, quindi dietro c'è una... Però sembra strano che, insomma... Se qualcuno tarda un'autorizzazione, io non si capisce questo. Una cosa che dovrebbe essere scontata, perché è un... Ma non lo sa che la burocrazia sui tempi, Alberto, purtroppo. Ma allora finirla questa burocrazia, perché. Ma non può. A parte che vabbè, la burocrazia multa la mamma che fa il pane della mamma e là, non immagini. Sì, quello è vero. Capito, no. Ma io più che la burocrazia sono i burocrati, ma i burocrati qualcuno li paga, ragazzi. Cioè, ora. Bisogna anche arrivare a quello che era il codice civile, parla di, no? Le conduzioni di buon padre di famiglia, quindi chi sgarra poi dovrebbe essere, come si dice, dovrebbe, incondizionale, non deve. E quindi il rischio, diciamo, se il restauro dovesse protrarsi nel tempo, quale potrebbe essere? Potrebbe essere quello che sta succedendo in questo timpano di qua, si estende ad altri timpani, cioè, ma non è mica poi tanto, cioè, questo 4 anni fa lo vedevo già il professore, che non è che durasse tanto questo, siamo arrivati a un punto in cui il restauro diventa improcrastinabile. Cioè, diventa un'urgenza. Ma scusa, un'altra cosa, visto, in attesa di quello che dici dei lavori che devono essere fatti, visto che qui ci passano camion e bilici di notevole portata, ma potrebbe essere chiusa al traffico per quanto riguarda
questi mezzi così pesanti? Il problema è dove farli passare. Questo è proprio un'infrastruttura, oltretutto, al di là della storia, della bellezza, dell'inserimento nell'ambiente, ma è un'infrastruttura indispensabile perché è l'unica che sopporta il carico pesante. Andiamo a 7 km a monte, troviamo il ponte di Buon Riposo. Sì. Non regge il carico pesante fino a 75 quintali, 75 quintali mi sembra. Ponte Catolfi della Terina? Ho visto, meno che peggio. Quindi praticamente per attraversare l'anno bisogna andare o a Capolona o a Montevarchi. Questo è lo stato di fatto. Messi male, caro amico. Meno male che c'era i ponti romanici, perché sennò altrimenti qui è il problema. No, non vorrei, la regione a vivacizzare. La regione ha già fatto troppo perché ha finanziato. Poi è scaduto il finanziamento, rifinanziato, quindi alla regione devo dire anche grazie a qualcuno che insomma si è anche ricordato, perché sinceramente. Quindi chi è che deve muoversi? La provincia. La provincia il progetto l'ha fatto. La sovrintendenza ha dato il parere positivo. Allora, io non so quali altri pareri. Chi lo deve fare? Ottenere, per cui... Chi deve dare il via? Prendere il bottone. Vabbè, il nostro Signore Gesù Cristo sicuramente ci vuole. Ma sai, qui comincia a dire è una riserva naturale, per cui ci può essere il ranocchio che perché l'acqua deve essere bassa, quindi l'autorità dei bacini deve autorizzare e la regione. Cioè, lo svuotamento del bacino. Non è che si aspetta che succeda come è successo in qualche autostrada, che qualche ponte crolla e magari ammazza qualcuno. Io mi auguro di no. Anche perché ci passo minimo 20 volte al giorno, quindi potrei essere uno di quelli avvocati. Quelle 20 volte, no? Anche se nuotare sono abbastanza bene, comunque. Comunque c'è un problema urgente che va risolto, al di là delle lungaggini, bisogna darsi una mossa e inizia. No, comunque siamo nel 2017, che per attraversare l'anno bisogna andare o a Capolona o a Montevarchi, in alternativa a questo punto qui, è veramente ridicolo. Viva la modernità, ciao! Ciao!